chirurgia bariatrica è quella branca della chirurgia generale che si occupa della cura dell'obesità patologica. L'obesità è una condizione che è in grande aumento nella nostra società, a tal punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai la considera a tutti gli effetti una malattia cronica. E perché il paziente obeso probabilmente, anzi quasi sicuramente, svilupperà delle complicanze nella sua vita, quali i disturbi cardiocircolatori, disturbi respiratori, il diabete o malattie muscoloscheletriche, che porteranno a modificare il suo stato di salute e soprattutto la sua qualità di vita. Per questo la chirurgia è una delle opportunità che abbiamo per poter curare questo tipo di patologia. Per obesità diciamo che bisogna valutare il rapporto rischio-beneficio, perché chiaramente una persona che è più giovane ha più probabilità di sviluppare delle complicanze e quindi l'intervento chirurgico ha un enorme beneficio. Persone più avanti con l'età è meno probabile o hanno già delle complicanze, si possono giovare dell'intervento chirurgico, però il rischio potrebbe diventare troppo alto. Ormai sono un paio d'anni che abbiamo iniziato con questa attività di chirurgia bariatrica e i numeri sono molto alti dei pazienti che vengono valutati. In realtà poi quelli che si giovano effettivamente dell'intervento chirurgico non sono tantissimi al momento attuale. Nell'ultimo anno abbiamo fatto circa una ventina di interventi di questo tipo. I risultati sono molto soddisfacenti e i controlli ci danno ragione del fatto di proseguire su questa strada. È chiaro che ci sono tante variabili che possono anche controindicare l'intervento chirurgico, ci sono patologie psicologiche che controindicano assolutamente l'intervento chirurgico, oppure malattie così gravi che non si possono giovare dell'intervento stesso. Dall'aprile del 2023 sono il responsabile della chirurgia dell'ospedale di Feltre e dal dicembre sono ufficialmente il direttore di questo reparto. Il compito che avrò sarà quello di proseguire nel portare avanti la chirurgia di questo ospedale secondo quelle caratteristiche che ne hanno fatto il successo nel passato, che sono la qualità soprattutto e la capacità di rispondere alle necessità della popolazione. Secondo alcuni argomenti molto importanti per noi, la chirurgia oncologica gastroenterologica di cui siamo centro di riferimento, cercando di innovare con le nuove tecnologie e cercando di introdurre ulteriori attività per rispondere alle necessità della popolazione, come per la chirurgia bariatrica, per esempio. Sono fiducioso di riuscire a ottenere gli obiettivi che mi sono prefissato, perché ho un gruppo di medici esperti che si associano a un gruppo di giovani che sono arrivati con qualità e con tanta voglia di mettersi in gioco e di imparare. E questo mi rende fiducioso per il futuro. E poi lavoro in un ospedale in cui la caratteristica importante è sempre stata quella di avere un'elevata tecnologia, un'elevata qualità nelle prestazioni, ma soprattutto un rapporto con il paziente molto personalizzato, perché l'organizzazione proprio di questo ospedale prevede una valutazione specifica del paziente e del singolo paziente, non della malattia. Il paziente viene preso in carico individualmente, cioè noi non curiamo la malattia, curiamo il paziente, questa è la cosa importante. E il paziente si sente preso in carico completamente, dall'inizio alla fine del suo percorso. Quindi il paziente si sente una persona prima che un malato.